Buongiorno, buon sabato, prima edizione del TG6 che apriamo parlando di viabilità perché quella di oggi è una giornata importante per Pescara con l'inaugurazione, il taglio del nastro della strada Pendolo, un'importante arteria che servirà a snellire il traffico nella zona ovest della città. Vediamo il servizio. Quello di oggi è stato il gran giorno dell'inaugurazione della strada Pendolo a Pescara. Dopo decenni di attese e promesse inevase, il capoluogo adriatico potrà da oggi fruire finalmente di un'arteria fondamentale per la viabilità, un'infrastruttura che rientra tra gli interventi di riqualificazione della parte ovest del capoluogo e che punta inoltre a ridurre i volumi di traffico sull'intero territorio comunale. Al taglio del nastro questa mattina c'era la maggioranza di governo cittadina quasi al completo. Come ha spiegato il sindaco Carlo Masci, era da metà anni 70 che si pensava alla realizzazione della strada Pendolo. E oggi noi inauguriamo il primo tratto, il più importante, quello che collega la Tiburtina con via Salara Vecchia. Oltretutto in questa zona c'era un degrado assoluto, drogati, spacciatori, c'era veramente di tutto e i cittadini della zona vivevano in condizioni veramente drammatiche. Oggi invece c'è una bellissima strada, un bel viale con verde, piante, pista ciclabile e poi continuerà con l'altro tratto che parte da San Donato e poi il terzo tratto di via Pantini. Questo percorso permetterà di arrivare da Francavilla ai Colli di Pescara passando per San Donato, Villa del Fuoco e l'ospedale senza passare per il centro della città, quindi non intasando il centro, alleggerendo la viabilità, una condizione ottimale. Sono passati tantissimi anni, nessuno riusciva a fare questa strada perché non si volevano espropriare i terreni e noi siamo arrivati, abbiamo espropriato di terreni e oggi ci sono le strade che stiamo realizzando. Fra 20 giorni inaugureremo l'altro tratto e a settembre il terzo tratto e avremo completato il lavoro che durava veramente da tantissimi anni. Raggiante l'assessore alla viabilità Luigi Alboremascia, che con il suo assessorato è al lavoro per una città meno ingolfata di traffico e sempre più a misura d'uomo. Durante la mia amministrazione inaugurammo quella di via Lago di Capestrano, oggi invece inauguriamo un altro tratto in attesa di quello definitivo e finale per una sorta di circonvallazione cittadina, io la definisco così, che ha una funzione strategica importante sull'alleggerimento del traffico, soprattutto sulle strade laterali, sul traffico locale che quindi può essere utilizzato anche da pedoni, può essere utilizzato da ciclisti anche per la mobilità sostenibile in maggiore tranquillità rispetto ai flussi di traffico veicolare. E ora siamo alla cronaca, è morto nella notte l'uomo di 78 anni che ieri pomeriggio era stato aggredito dal nipote, un 15enne con problemi psichiatrici. Il giovane avrebbe usato una sedia ed un aspirapolvere per colpire il nonno, pare dopo una lite con la nonna. L'uomo era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Pescara. Il fatto è avvenuto in una casa di Bucchianico dove il ragazzo vive con i nonni materni. L'uomo aveva riportato diversi traumi al volto e ferite con diverse fratture. Il nipote, che subito dopo l'aggressione si era chiuso nella sua stanza dalla quale è uscito dopo l'intervento dei carabinieri, era stato condotto da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Chieti dove ha trascorso la notte in stato di arresto per tentato omicidio. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Si terrà martedì prossimo a Pescara l'evento internazionale La Nuova Pescara, la città senza confini al centro dell'Europa centrale. La presentazione di questo evento c'è stata questa mattina a Montesilvano. Ci dice tutto nel servizio Stefano Recanati. Evitare una Pescarexit, per questo bisogna prefigurare. Lo ha evidenziato il senatore Luciano D'Alfonso nel giorno della presentazione dell'evento internazionale che si terrà martedì prossimo a Pescara. L'appuntamento è per le ore 16.30 al Museo dell'Ottocento per la cerimonia inaugurale. Poi, alle 17, presso la sala consigliare di Palazzo di Città, il convegno internazionale Nuova Pescara, la città senza confini al centro dell'Europa adriatica. Tra gli ospiti, i sindaci di Tirana e Atene, oltre
rivolte al ministro degli esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio. Tra gli obiettivi, quello di agganciare il progetto di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore al destino dell'euroregione adriatico-ionica. Questa città nuova richiede una riorganizzazione territoriale dietro di sé, ma anche in Adriatico, anche rispetto all'Europa nuova, anche rispetto alle macro-regioni. Ecco, voglio mettere in evidenza però che da questo giorno, dal 14 di luglio, noi ci attiveremo anche per dotare di norme nuove questo cantiere. La prima norma riguardante la possibilità per i consiglieri comunali di partecipare agli organi collegiali nuovi e poi ci doteremo di una pianta organica nuova dedicata della nuova città che riconosca il lavoro in più al personale proveniente da Montesilvano, da Spoltore e da Pescara. Sarà un lavoro gigantesco quello che dovranno fare i dipendenti. Noi lavoreremo per fare in modo che lo Stato si accorga della potenza di questo progetto. Faremo in modo che la provincia di Pescara abbia anche una specifica di funzioni. Abbiamo già ragionato col direttore generale della provincia di Pescara, col ministro degli interni, siamo stati alla direzione generale del Ministero degli Affari Regionali per trovare un riconoscimento anche normativo per il ruolo che dovrà svolgere la provincia di Pescara rispetto a questo nuovo aspetto sfidante. E da Montesilvano torniamo a Pescara, dove il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, ha denunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che la manutenzione delle case popolari più ammalorate di via Osento nel quartiere Rancitelli di Pescara, alle spalle proprio di via Tiburtina, è stata esclusa dall'utilizzo dei fondi del PNRR perché al 64esimo posto in graduatoria. Vediamo. I palazzi Ater di via Osento nel quartiere Rancitelli di Pescara sono stati messi in fondo alla graduatoria delle priorità della Regione Abruzzo per l'assegnazione dei fondi del PNRR destinati alla riqualificazione dell'edilizia popolare pubblica. Una scelta incomprensibile e inaccettabile secondo il vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che all'Ater aveva comunicato e illustrato lo stato di degrado degli edifici, tanto da portare l'azienda ad inserire gli interventi strutturali per questi alloggi tra i primi posti della lista. La Regione Abruzzo beneficerà di circa 50 milioni di euro del PNRR. Ha redatto una graduatoria e purtroppo abbiamo scoperto che Via Osento, che a mio avviso sono i palazzi messi peggio della provincia di Pescara, che necessiterebbero quindi di interventi urgenti, è stato messo in fondo alla graduatoria, al 64esimo posto. Con i fondi a disposizione loro finanziano fino al 60esimo posto, quindi fino al 60esimo intervento. Quindi vergognosamente Regione Abruzzo ha stilato una graduatoria escludendo via Osento. Noi più volte abbiamo denunciato questa cosa, l'Ater ci aveva rassicurato che si sarebbero fatti i lavori, purtroppo la graduatoria la stila Regione Abruzzo e Regione Abruzzo ha scelto questa cosa, quindi l'appello forte, la denuncia forte a Regione Abruzzo di correre subito ai ripari. Il presidente Marsiglio, l'assessore Riris alle case popolari devono correre immediatamente ai ripari, utilizzare fondi propri, perché qui ci servono 2.800.000 euro, trovassero 2.800.000 euro nelle maglie del bilancio per ristrutturare queste case e metterle a norma, perché i cittadini così non possono più vivere. È una situazione completamente indecente. Ci dicono che i soldi non ci sono. No, i soldi ci sono, perché non voglio fare polemica, ma si trovano 14 milioni di euro per regalare al ritiro di una squadra di calcio, del Napoli Calcio a Castel di Sangro, perché la Regione ha previsto questo stanziamento, e poi non si trovano 2 milioni di euro per mettere in sicurezza i palazzi di Via Osento. Eh no, non ce lo possono dire. Esasperati gli inquilini che ora chiedono risposte alla politica. Abbiamo i muri che si stanno sfarinando, io l'ho fatto presente anche all'Ater, e praticamente ho detto, ma muri portanti poi, ma signore, ma non crolleranno, non crolleranno, come non crolleranno? A un certo punto dai e dai, sotto c'è l'acqua, e poi noi siamo arrabbiatissimi perché entro giugno ci avevano assicurato, sempre andando con il nostro, meno male che ci sostiene, il consigliere Domenico Pettinari, che entro i primi 6 mesi qua dovevano iniziare i lavori. Perché siamo finiti? Allora, il presidente della regione
Dico bene, signor Marsilio, è stato il ferro di cavallo. Allora, come ti occupi, ti preoccupi del ferro di cavallo? Perché non vieni anche qua in Diosento a vedere le case? Questa è una, che poi oltretutto sono due, diciamo, tre palazzine sono. E allora che ci vuole? Questi soldi dove sono? Perché non sono stati impegnati per queste case che stanno crollando? E poi si dice, ma la Domenico Bettinari, no. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, sono quattro i capisaldi che animano le scelte della programmazione 2021-2027 e individuate dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio per presentare all'Aquila assieme alla squadra di governo e ai tecnici regionali la ripartizione degli interventi, le risorse programmate ma anche le priorità su cui l'Abruzzo è chiamato a fare un balzo in avanti e a generare valore. Si torna a parlare dei fondi europei, fondi che fanno parte, sono l'asset centrale potremmo dire del bilancio regionale, ma non solo, c'è stata una difficoltà negli anni passati ad intercettare questi fondi, soprattutto da parte dei comuni, insomma un tema sicuramente molto attuale. C'è stata soprattutto secondo me la difficoltà di spendere queste risorse, perché c'è stata difficoltà da un lato per la farraginosità delle leggi, norme che regolano il tema degli appalti pubblici, su cui è necessario insistere sulle semplificazioni, dall'altro è però che erano spesso programmi calati dall'alto e quindi i territori non li sentivano loro, a differenza di questo che credo segni un'inversione di rotta fondamentale. Finalmente l'Europa capisce che non può essere solamente un soggetto regolatore dei mercati con norme spesso incomprensibili, ma deve essere qualcosa di più, deve essere ciò che migliora la qualità degli Stati membri, che li aiuta nelle scelte strategiche e non che li comprime. Speriamo che il Governo e la Commissione europea non ci facciano perdere altro tempo, perché siamo nel secondo semestre del 22 e dobbiamo far partire la programmazione 21-27. Io avrei sperato prima di poterlo fare, però gli accordi di partenariato tra la Commissione e i governi nazionali hanno tardato ad essere siglati, ma noi abbiamo rispettato tutti i tempi non appena questi accordi sono stati fatti. Nel giro dei 90 giorni previsti abbiamo approvato in giunta e spedito alla Commissione i nostri programmi operativi. Speriamo che presto possano essere definitivamente autorizzati. Noi siamo pronti già da settembre, già dall'autunno, a pubblicare i primi bandi per mettere a terra questo oltre 1 miliardo di fondi a disposizione per lo sviluppo, per l'economia, per la formazione, per l'inclusione sociale. La novità vera è che sono stati concepiti in maniera trasversale tra tutti i vari argomenti e i vari settori, dall'ambiente allo sviluppo, all'occupazione, al sociale, alla pesca, all'agricoltura, in una visione d'insieme di una regione che mette al centro la propria identità, le proprie peculiarità che sono date dalle eccellenze non solo enogastronomiche, che sono tante parlando di una parte della mia delega, ma eccellenze culturali, eccellenze ambientali, eccellenze insomma di ogni tipo. E ora andiamo a Chieti. Dopo la questione bilancio, il prefetto del capoluogo teatino Armando Forgione è intervenuto anche sulla vicenda depuratore. Si parla da un lato di mancanze del consorzio di bonifica per quanto concerne la tutela dei cittadini, dall'altro i debiti accumulati dal comune, ma dall'amministrazione comunale confermano nessuno scontro. Nessuno scontro con l'amministrazione comunale. Noi abbiamo evidenziato quelle che sono le problematiche di gestione del depuratore di San Martino, anche sulla base dei riscontri dell'ARTA, e chiediamo semplicemente che si facciano quei lavori per rendere l'area respirabile e non compromettere la salute pubblica. Stanno lavorando gli uffici e già faremo tutto ciò che è dovuto per andare avanti e saldare queste situazioni che sono pregresse. Noi siamo comunque in una situazione finanziaria difficoltosa che abbiamo ereditato dal passato e stiamo cercando di normalizzare tutto ciò che abbiamo trovato. Le soluzioni sono state indicate dall'ARTA
sono soluzioni tecniche già conosciute dal consorzio, per cui loro dovrebbero intervenire secondo quelle che sono tutte le prescrizioni dell'ART, che ha fatto una corposa relazione adesso ma anche in passato, cioè nel mese di febbraio. La non approvazione del rendiconto dipende da altri fattori legati a teatri servizi, a tutte le vicende che già sono note e conosciute sui ritardi dovuti a teatri servizi, ma non per colpa del comune ma degli altri amministratori. Cambiamo ancora argomento, parliamo di solidarietà, perché una spedizione di diverse tonnellate di beni di prima necessità, fra cui vestiario, alimenti e farmaci, organizzata e realizzata nell'arco di poche settimane dalla Fondazione Pescara Abruzzo a sostegno della popolazione dell'Ucraina, parte infatti oggi per il paese martoriato dalla guerra. Vediamo. È partito questa mattina un carico di diverse tonnellate di beni di prima necessità, alimenti, medicinali e vestiario, che la Fondazione Pescara Abruzzo si è impegnata in prima linea a promuovere e realizzare a proprie spese in aiuto della popolazione dell'Ucraina. Un progetto anche frutto della collaborazione intrapresa già dopo i primi giorni del conflitto tra la Fondazione e l'Associazione Interculturale Ucraina Nessuno Escluso, con sede a Pescara, in occasione della raccolta di fondi per i musicisti fatta a margine del concerto della National Chamber Orchestra di Kiev lo scorso 4 marzo al Teatro Massimo di Pescara. Un'occasione musicale trasformata, proprio grazie all'aiuto offerto della Fondazione Pescara Abruzzo, in una testimonianza corale di pace. Ora un nuovo aiuto, con la speranza che il conflitto possa finire al più presto. Si tratta di uno stock di alimenti, di vestiari e di medicinali di prima necessità. Vuole essere un gesto concreto di solidarietà verso un popolo martoriato in conseguenza di un'aggressione di uno Stato troppo più forte e che vuole far valere solo la logica della forza. È un piccolo esempio, una goccia nella necessità oceanica di solidarietà di cui il popolo ucraino avrebbe bisogno. Ma la Fondazione, come al solito, affida le parole alle opere concrete e spero che in questo esempio sia seguito da altri atti di generosità e di impegno. Noi primi rifugiati li abbiamo accolto noi con la nostra associazione Nessuno Escluso e con aiuto del Comune di Pescara. E io voglio ringraziare tutti coloro che collaborano con noi per aiutare il popolo bisognoso ucraino. Questa di oggi è un grande segno di solidarietà e sensibilità verso il nostro popolo ucraino. Questo camion arriverà a 3.000 km da qua, in città che si chiama Kharkov, dove sono state lotte feroci questi giorni, dove le persone sono rimaste senza cibo, senza vestiti, senza medicina, e noi insieme alla Fondazione Abruzzo, che ringrazio veramente da parte di tutto il nostro popolo ucraino, possiamo oggi mandare questa merce verso Kharkov. E ora parliamo di eventi. A Pacentro il prossimo 4 settembre torna la corsa degli zingari nell'ambito degli eventi riguardanti il Parco della Maiella. L'evento torna all'antico dopo le edizioni ridotte degli ultimi 2 anni a causa della pandemia. L'amministrazione comunale è già al lavoro per preparare questa edizione del 2022. Torna il 4 settembre a Pacentro la Corsa degli Zingari, edizione del 2022, si torna all'antico dopo 2 anni che questa festa si era fatta in forma ridotta per via della pandemia. Finalmente si torna alla celebrazione di questo antico rito e al festeggiamento, insomma, legato appunto al culto della Madonna di Loreto, e nella pienezza dell'organizzazione. L'organizzazione ovviamente è curata dalla omonima associazione, un'associazione Corsa degli Zingari, e dalla Confraternita della Madonna di Loreto, che annualmente appunto si occupano di organizzare sia la parte religiosa più legata appunto al tema della Madonna di Loreto, che alla parte appunto di celebrazioni civili, se vogliamo, comunque legato al rituale antichissimo della Corsa degli Zingari, la quale appunto si svolge in occasione dei festeggiamenti della Madonna, ma tra
tradizionalmente occupa la prima domenica di settembre. Quindi si torna a vivere questo evento, che è uno dei più caratteristici, più importanti all'interno del Parco Nazionale della Maiella e anche dell'intera regione Abruzzo, un rito di tradizione antichissima e le cui origini, diciamo, sono ampiamente dibattute. Ultimamente un'ipotesi particolarmente interessante è quella sostenuta all'interno del libro che sarà presentato nell'ambito di questa iniziativa del parco qui oggi all'Aurum, il libro di Andrea Staffa, del dottor Andrea Staffa, che appunto pensa di poter legare le origini di questa tradizione ai primi stanziamenti di etnia longobarda proprio nel territorio di Pacentro, quindi una tradizione di origine germanica che segue i primi stanziamenti appunto longobardi, legati forse anche alla fondazione stessa del paese di Pacentro in età alto medievale. E siamo alla pagina dello sport, iniziamo con il calcio di Serie C, il calcio mercato soprattutto, che entra nel vivo, e manovre di mercato in entrata per il Pescara, soprattutto sul fronte dei giovani. Su Ghislandi dell'Atalanta, che sembrava molto vicino ai biancazzurri, si è inserita nelle ultime ore la Triestina, mentre Vergara, centrocampista gioiello della primavera del Napoli, è un obiettivo complicato, ma il Delfino vuole provarci. Ci dice tutto nel servizio Jacopo Forcella. Dopo Michael De Marchi, altre due cessioni ufficiali per il Pescara. Sono delle ultime ore infatti le trattative concluse con Potenza e Independiente per Andrea Di Grazia ed Edgar Elisalde, entrambi a titolo definitivo. Due giocatori che da tempo non rientravano più nel progetto tecnico biancoazzurro. A maggior ragione adesso che sta per essere completamente ridisegnato con il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. Per l'attaccante, problemi fisici a Foggia nell'ultima stagione e la possibilità di riscattare in Basilicata, sempre nel girone C. Sempre in Sud America, ma cambiando nazione, dall'Uruguay all'Argentina, quello che capiterà ad Edgar Elisalde: 11 presenze nel torneo di apertura e 5 in Coppa Libertadores. In entrata invece si complica la strada che doveva portare a Davide Ghislandi. L'esterno destro di proprietà dell'Atalanta sembrava ad un passo dal Pescara, con cui era tutto fatto, ma il pressing delle ultime ore della Triestina potrebbe aver fatto cambiare completamente le idee al ragazzo e cambiato anche le carte in tavola per quello che riguarda il suo futuro. Del classe 2001 cresciuto a Zingonia, si profila una vera battaglia con gli alabardati per assicurarsi le prestazioni del giovane cursore. Sempre in entrata, ma in tutt'altra zona di campo, invece c'è l'interesse forte, non solo del Pescara, per Antonio Vergara del Napoli. Il talento della primavera azzurra non è partito per il ritiro di Di Maro perché è vicino al trasferimento per fare esperienza in Lega Pro. Su di lui il DS dell'Icaria ha messo gli occhi, ma il Delfino non è solo nella corsa al giovane centrocampista del 2003. Vergara è stato una delle punte di diamante della formazione allenata da Frustalupi e tra gli elementi di spicco dell'intero settore giovanile partenopeo. In questa stagione, dove ha avuto anche qualche acciacco fisico, Vergara ha collezionato, contando campionato e playout, 5 gol e 13 assist, risultando il miglior assistman del campionato Primavera 1 insieme al gemello Giuseppe Ambrosino. I due calciatori sono stati osservati da Luciano Spalletti e dal suo staff, tanto che la convocazione per il ritiro di Di Maro pareva abbastanza scontata. Così, almeno per lui, non è. E allora su questo prospetto si sono fiondate, oltre ai biancazzurri, anche Cesena, Vispesaro e Provercelli, quest'ultima che sembra essere al momento la candidata principale ad assicurarsi le prestazioni del giocatore nato a Frattaminore. Entro lunedì Vergara prenderà una decisione e sceglierà il progetto più adatto a lui, ma la Pro, il cui direttore sportivo è Alex Casella, sarebbe molto vicino a fargli vestire la casacca della formazione piemontese e portarlo nel girone A di Lega Pro. E ora parliamo del Teramo, perché ospite della serata dedicata al premio Rodomonti, il sindaco del capoluogo abrutino Gianguido D'Alberto ha provato a fotografare la situazione del club biancorosso. Fiducia negli organi giudicanti, ma anche la necessità di cominciare a tracciare una nuova squadra. Vediamo.
È un momento difficile, è un momento nel quale dobbiamo assolutamente tutti non perdere la lucidità, ancorarci a quei valori dello sport, a quei valori della terramanità che ci devono consentire assolutamente di uscire dal momento difficile in cui ci troviamo, e nessuno si deve tirare indietro. Ecco perché è importante la presenza di tutti oggi qui in Piazza Martiri. Lavoriamo assolutamente perché si continui a lottare ovviamente per la conservazione della categoria della Serie C, ma contestualmente come sindaco il dovere anche di mettere in atto tutti gli strumenti che mi consentono di dare un futuro, un seguito al calcio teramano, e questo senza dubbio lo farò. Ecco, a proposito di futuro, come se ne esce? Perché insomma la via che arriva alla Serie C sembra ogni giorno sempre più stretta. Ma dobbiamo essere da un lato fiduciosi e battaglieri, dall'altro realisti e oggettivi, nel senso la situazione è complessa, abbiamo ancora un margine di azione sotto l'aspetto del diritto sportivo, da qui al 18 presumibilmente, e quindi dobbiamo lavorare sfruttando tutte le possibilità che abbiamo perché ci venga riconosciuto quello che sul campo abbiamo guadagnato. È difficile, però adesso dobbiamo concentrare tutte le energie in questa direzione. Nello stesso tempo però bisogna essere sinceri, realisti, onesti, e io come sindaco ho il dovere anche di valutare tutte le altre strade che mi consentano, oggi più che mai, perché oggi si parla di calcio teramano, di garantire e consentire comunque un futuro al calcio teramano. Ecco, la tifoseria ha detto insomma di acquisire titoli sportivi altrove non se ne parla, è una strada percorribile? Ma i tempi sono molto stretti se non sono già superati, non è l'unica strada, ovviamente per dare continuità esistono anche altri strumenti che tante altre città hanno adottato in situazioni di crisi e di difficoltà. Io adesso vorrei che però tutti continuassimo a lavorare per il raggiungimento di un obiettivo per il quale ci si sta spendendo tanto. Parallelamente però studiamo e analizziamo con lucidità tutte le altre possibilità che abbiamo per garantire comunque il futuro del calcio teramano. E parliamo ancora del Teramo con una notizia arrivata poco fa in redazione, perché l'assemblea dei soci della Teramo Calcio, inizialmente prevista per oggi, è stata sospesa e posticipata a lunedì prossimo 11 luglio alle ore 19:30 in attesa che il giudice si esprima sulla liberazione delle quote in suo possesso. Ancora calcio, restiamo a Teramo, serata di gala, quella di ieri sera a Piazza Martiri della Libertà per la quarta edizione del premio Rodomonti, che ha conferito riconoscimenti ad arbitri e glorie del calcio biancorosso. Ma la novità di quest'anno è stata la premiazione anche di atleti di altri sport che hanno dato lustro alla città e alla provincia teramana. Questo premio è nato quasi sottovoce, quasi come se fosse organizzato tra un gruppo di amici. Piano piano è cresciuto, è diventato qualcosa di importante. Questa sera abbiamo premiato Gigi Del Neri, che è tutto dire, colui che ha allenato squadre importanti oltre che la Teramo Calcio. Abbiamo premiato persone come Pellanera, come la Del Vinaccio, Chionchio e non dico altri campioni teramani, quindi è un premio che si è allargato non solo al calcio teramano ma a tutto lo sport teramano, agli arbitri che onorano con le loro prestazioni la memoria di Carmine Rodomonti, quindi tutto è cresciuto nell'ottica di un premio che secondo me è destinato ad avere un futuro in questa città. Essere sempre la partenza, no? di un uomo che ha cominciato la sua attività, perlomeno professionistica, in questo posto. È chiaro che Teramo mi ha dato molto ed è una fase importante della mia vita, sia umana che calcistica. Infatti il rapporto con le persone è rimasto intatto come fosse 30 anni fa. Cosa si è portato dietro poi nella sua carriera, di quello che aveva imparato a Teramo, dove di fatto era giovanissimo? Diciamo che la semplicità, l'accoglienza e l'affetto. Devo dire che ho trovato tutte queste componenti in questa città, al di là dell'aspetto poi calcistico, che è stato un buon anno importante come risultato calcistico, però quello che è rimasto è l'accoglienza. È una città che ti rimane nel cuore, cioè l'Abruzzo rimane un po' nel cuore, rimane un po' in quello che tu pensi sia giusto fare, cioè gente che è affabile, ti dà molto,
e questo poi è difficile dimenticarlo, insomma. Sì, è una serata speciale, una serata sempre più bella perché è sempre più ricca di contenuti e l'associazione Amici del Calcio Teramano ogni anno aggiunge qualche tassello coinvolgendo sempre più i ragazzi, quindi un progetto che parla della storia di Teramo attraverso un personaggio che evidentemente ha dato qualcosa di importante, parlando però anche al futuro. Peraltro non poteva mancare come ogni anno una parte dedicata agli arbitri, abbiamo visto questa sera un giovanissimo, davvero giovanissimo arbitro premiato che viene da una cantera, possiamo dirla così, che è la sezione AIA di Teramo, che evidentemente deve avere qualcosa di magico. Guarda, più che di magia parlerei veramente di qualità, di risorse umane, cioè della capacità degli arbitri teramani di ricordarsi il passato, di ricordarsi i valori e di utilizzarli per passarli poi man mano alle nuove generazioni. E quindi in qualche modo i vecchi insegnamenti poi si fanno concreti attraverso il successo poi degli arbitri. Ma il successo degli arbitri non è arrivare in Serie A, il successo degli arbitri è godersi quello che fanno e imparare a crescere, a diventare uomini. Si svolgerà dal 10 al 30 luglio prossimi presso il parco di Villa Raspa di Spoltore il Memorial Fabrizio Simone Cerretani. Il torneo ha lo scopo di ricordare queste due splendide persone che sono venute a mancare prematuramente nel febbraio del 2020 a seguito di un brutto incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Moscufo. Il torneo è stato ideato da Andrea Cerretani, figlio e fratello degli scomparsi, con l'aiuto della mamma e moglie Antonella D'Angelo. Al torneo parteciperanno 12 squadre divise in due gironi, passano il turno le prime quattro per ogni girone che si affronteranno negli ottavi fino alla finale in programma sabato 30 luglio. Siamo giunti al termine di questa prima edizione del TG6, vi ricordo che l'informazione della nostra rete si aggiorna alle 19 e alle 23, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.